Ma sì, meno male che c'è sta nicchina. E adesso è sconciata fuori. Non trovi pace. Scusate, chi è che ha votato con una pennina piccola così? Massimo, che era una Mont Blanc ed è una componente della giuria. Sì, te l'avete messa in borsa, guardate. Io ho votato con la... Rompe la macchinetta, eh? Poi vediamo. Ecco belle signorine. Ripresa. Buonasera. A me tanto vuoi tornare con me, insomma, no? Tu dove vai? Da ieri. Come eravamo ieri? Eravamo bene. Bene, bene, lei? Abbastanza bene. Di nuovo una fotografia? No. E te pian bene. Tina! Parliamo il biglietto, eccolo, vedi Cini. Vicepresidente, farà una piccola relazione veloce sull'attività. Luca, di voi molto numerosi come al solito che rispondete alla nostra chiamata. Il nostro amatissimo presidente mi delega ad associarmi al suo pensiero per porgere il più caloroso benvenuto a tutti voi e soprattutto voglio fare un ringraziamento particolare al nostro dottor Puccini, che è il nostro presidente nazionale dell'Unitre. Quindi un bel applauso che ci fa tanto piacere. Poi un ringraziamento doveroso lo dobbiamo a tutti i componenti del consiglio direttivo uscente per il contribuendo appunto alla crescita di questa nostra associazione. Quindi vi chiedo ancora un applauso per tutto il consiglio. Non mi metto a fare i nomi perché non sarebbe possibile. E che siete lo stimolo principale per il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge la nostra associazione. L'Unitre nelle sue attività punta soprattutto sul rapporto diretto tra cultura e vita, passato e presente, esperienze di innovazione, affinché la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti tenga lontano la solitudine, mantenga un corpo armonioso, sembrerebbe, vabbè, una mente elastica e vivace. I vari corsi dell'anno passato hanno partecipato complessivamente 224 iscritti. A tutti loro il nostro applauso. I nostri corsi sono stati accolti sempre con presenze numerose, sia a tutti i nostri docenti. Un grande applauso. Insomma, tante cose abbiamo fatto, sicuramente si poteva fare di più. Noi, credeteci, ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, il nostro entusiasmo e ci scuserete se in qualche cosa abbiamo mancato. Accettiamo sempre nuove proposte e per questo siete stati chiamati a votare le preferenze per il rinnovo del consiglio direttivo per i prossimi 3 anni, che potrà, con rinnovato entusiasmo, portare nuova linfa ai nostri futuri progetti. Grazie. La relazione allegata al conto consuntivo 2014, perché a aprile abbiamo fatto il consuntivo come consiglio, poi è passato al revisore dei conti e adesso lo dovete vedere, sentire voi in attimo come assemblea. Se sbaglio il presidente mi corregge. Allora, il conto consuntivo dell'anno 2014 comprende i 2 anni accademici, 2013-14, gli ultimi 8 mesi e i primi 4 mesi del 2014-15. Gli iscritti del 2013-14 erano 201, quelli del 2014-15 224. Gli iscritti ai corsi per il 2013-14 al computer erano 38, 14-15 30, spagnolo 14 e 18, ballo 20 e 35. Abbiamo visto che il ballo ha preso proprio piede.
Inoltre sono numerosissimi gli iscritti all'attività motoria, circa 85, martedì e giovedì, e al gioco di carte burraco il venerdì, che sono tantissimi. Inoltre il nostro gruppo teatrale si è esibito, vabbè, già l'hai detto te, quindi è inutile che lo ripeto. Sono stati organizzati anche corsi di cucina presso la Cucina del Verde attrezzato di Ammeto, insieme con l'Andrea, sì. E poi la signora Brizzarelli, Franca, che ci ha letto alcune cose. Quindi io apprezzo questa democraticità portata proprio agli estremi che avete voi, insomma, perché portate, solitamente noi lo facciamo nel Consiglio nazionale, quindi a livello nazionale dico, però apprezzo questo perché è molto bello che questa grande trasparenza che avete, in un momento in cui, ho sentito adesso per radio, non hanno arrestato i 40, l'Uni3 è questo, sono confermati. Devo dire che la vostra è un'Uni3, a parte democratica, ma divertente anche, ci vengo sempre volentieri. Tutti presentabili nostri, non c'è solo gli presentabili. Uomini, vedo sempre delle signore sorridenti, ho detto a mia moglie, dico vado volentieri a Marciano perché sono sempre sorridenti. Se la guardi, se la guardo. Le signore, e faccio tanti auguri quando posso, va bene? Buon divertimento, ci vediamo. Metti tu una buona parola per noi? Grazie, per loro ci sono... Adesso sì, c'era il tavolo libero. C'è il tavolo libero in mezzo. Maria Grazia con 77 voti. Secondo Rellini Lucrezia, voti 68.
Terzo, Margutti Nazareno. Voti 39. Che hai fatto la miseria, Nazareno. Quarto, Toccaceri Marcella, voti 38. Quinto, Nucci Lucia, 30. Sesto, Gentili Maria Teresa, voti 28. Degli esposti, Maria Giovanna, voti 13. All'ottavo posto, a pari merito, Ferri Maria Rita con voti 10. C'è il marito per là. E Sagrazzini Maria Gioia, voti 10. Decima posizione, Calzola Rita, voti 9. Undicesima posizione, QQ Angela, voti 8. A pari merito, al dodicesimo posto, Padiglioni Maria Serena, voti 7. Toccaceri Vanda, voti 7. Questi sono gli eletti. Ma vedete la voce. Entrato, ragazzi. Guarda che stiamo di qua. Ciao, la Lorena, c'è la Loretta. Ciao, ciao, bambina. Sarà vero? Sì. Il dottore mi ha detto di sì, ma io non ci metterebbe la mano sul fuoco. Allora, la mattina a buon'ora, col bicchiere intorno le mani, fa anch'io la processione per arrivare alla fontana. Te pare che tocca fare la fila per andare a bere l'acqua? Bevo un bicchiere, ne bevo un altro e bevi, 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 finché al posto della trippa tutti quelli che mi stanno intorno hanno inteso il rumore. Mezzo. Quanti sono? Ci avevo una candelina sola, quindi quelli che sono. Qua, qua. La fila da sopra, sì. Ah, da sopra, oh, ecco.